accomodare da quella parte, dove saluto il nostro Lapo, Nino Frassica, la signora Coriandoli, una coppia straordinaria di tuffatori italiani, Giovanni Tocci, Lorenzo Marsaglia. Buonasera Lorenzo. Buonasera. Due settimane fa ai mondiali di Doha hanno vinto la medaglia d'argento nei tuffi sincronizzati da 3 metri ed è la prima volta che una coppia maschile italiana ha conquistato una medaglia mondiale nei tuffi sincronizzati. I nostri tuffatori, Francesco Paolo Antonio. Buonasera, 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 buonasera. Buonasera, buonasera. È per tutti la signora Roberta e con la signora Roberta Paolo Conticini. Parleremo di Cash or Trash questa sera. Cristiano Malgioglio. Alfa. Frank Matano. Mara Maionchi. Quando si sposa Simona Ventura? Il 6 luglio. Brava, Simona Ventura! Grazie, un piacere, un grande piacere. Buonasera Simona. Buonasera. Vieni, vieni fra buonasera. Noi. Buonasera, buonasera, buonasera. Tu conosci già tutti? Eh? Conosci già tutti, anche no, la signora Roberta Tagliavini, lui Alfa. Piacere, Paolo. Ciao, ciao. Una delle mie trasmissioni preferite. Lo so, anche mia. Diciamo complimenti, Paolo. Complimenti grazie, anche grazie. Bene, molto bene. Paolo, ormai che dite? Che dite? Era la mia compagna di scuola. Davvero? Sì, eravamo in classe insieme. In classe insieme? In classe, non nella scuola, sì, nella scuola, ma nella classe. No, c'erano ancora molto, però. Avete mai fatto filone assieme? No, no, filone vuol dire far fughino, ma non facevamo mica. Ma noi eravamo bambine, io mi sono sposata subito dopo. Ah, cioè dopo la ricreazione ti sei sposata. Allora non eravate bambine, si è sposata sì, subito dopo. Sono sposata a 15 no, anni. Ma lei si è finita la scuola. Sì, si è sposata. Ma che classe avete fatto insieme? Abbiamo fatto la prima e la seconda tecnica. Le tre commerciali non le abbiamo fatte insieme. Sa la prima vede, e la seconda tecnica, sente. Sì. Era così, Mara? Con bottista commerciale uguale, sì, sì. No, dico anche di carattere. Sì, uguale. Vabbè. Non è cambiata. Puoi anche che cambiassi, no, non ce la facevo più. È un buon segno. Guarda, facevamo anche sport insieme, correvamo, eh? Che sport facevamo? Sì, ma perdona, io facevo gli 800. Com'era in classe lei? Lei era brava. Sì. Lei è sempre stata tutto, lei in classe, stato no? Un professore. Sì, professore. Io invece facevo di tutto fuorché andare a scuola. Brava. Cioè, saltavi? Male. Eh? Saltavi scuola? No, andavo a scuola qualche volta. No, no, no. No. Facevo e cosa facevi? Dove andavi? No. A scuola? No, quando non andavi a scuola, dove andavi? Ai giardini Margherita. Avevo un giardino Margherita. Sai che andava a fare? E c'erano le barchette, no, non fumavo. No. Sì, a Bologna. Allora, a Bologna, certo. A scuola era all'Aldrovandi, in via All'Aldrovandi, Santo Stefano. Sì, vicino a casa mia, Santo Stefano. Ma sapevate di essere compagni di classe, sì? Sì, io sì. Adesso, siccome non vedo più... Niente. Niente. Sì. Bravo, mi hai invitato. Ti ho salvato. Non vedo un cazzo. Invece poi mi è venuto a venire adesso, sì, adesso certo. Ma vi siete rincontrati stasera? Sì. No, beh, ci siamo viste l'ultima volta 20 anni fa, credo. Uh-huh. Alla riunione di classe. Alla no, credo che ci siamo viste a Sanremo o da qualche a parte. Uh-huh. Perché bello. Mio marito faceva il produttore discografico. Un solo nome di una solo professore o professoressa, ve lo ricordate? No. No, il professor Andalò, che prima morì, poi si ammalò. Vedi? Mamma mia. Poi ci divertiamo, stasera ci divertiamo. Andrea, ti lascio ambientare un attimo. No, io sto benissimo. Sì, ma aspetta, adesso cominciamo. Bravo, Andrea. Allora, Cristiano. Sono felice di essere qua. Ma stasera. Finalmente ci siamo riusciti. Come sempre, devo dire contentissimo. No, ma è vero. Ieri sera ti è toccato vedere ancora una volta... Sì, è stata una disgrazia. Paolo Antoni.
Sì, purtroppo. A tagli e quali Sanremo. Ogni volta bisogna prendere qualche pastiglia per la pressione, perché ti si abbassano tutti i valori. Sì, perché... No, adesso... sono i valori che si abbassano. Lo dico anche ad Andrea, che è giovane. La pressione che si alza e i valori che si abbassano. Ma che ne so io? Ci sono dei filmati molto forti stasera. Questa volta devo dire... Sì, il primo che mostriamo... Tolgo la cravatta perché... Però devo dire anche una cosa, che ieri, quando è stata l'altra sera... ieri avevamo Valeria Marini e Alba Parietti che insieme che hanno oscurato tutti di una bravura, ragazzi, vi assicuro che non sono straordinari. Sono spariti tutti. Ma tutti, tu, sì. Anche tu sei sparito. Sì, sono sparito. Non sei... Talento incredibile, voci meravigliose. Sì. A proposito di voci meravigliose, vediamo quello che ha fatto ieri Paolo Antoni. Io ho puntato, allora questa volta non sono tanto somigliante. Vediamo chi indovina. Ho puntato sull'interpretazione. Vediamo chi indovina, prego. Lo sa Frassica? Vladimir Luxuria. No. Vladimir Luxuria. No, io lo capisco perché non ero molto somigliante. Ana si chiama. È uguale a Luxuria. Un po' sei uguale a... Sì, ma è un po' somigliante. Un po' sei somigliante. Frank, dai che ti viene. Sei sposato? Sei sposato? No. Ah, per questo? Capisco allora. No, perché dicevo magari se la moglie lo trova interessante, perché mi immagino che inizi a piacerti anche. Come fa a essere sposato? Come fa a essere sposato? Ma infatti il fatto che io sono una bellezza disarmante, vestito da donna. No, ma dico, come fa a essere sposato? Ha delle gambe bellissime. Sì, io l'ho visto gambe. Nudo e meraviglioso. Nudo non in senso, aveva il pantaloncino. Aveva delle quando gambe, ci cambiamo. Però l'unica cosa, la prossima volta fatti depilare sotto la scena. Anche se l'ha visto lui. Beh, sai, io lo faccio proprio per dare quel valore aggiunto. Io stavo ascoltando perché la Factory è partita a razzo stasera e quindi stavo ascoltando con piacere quello che appunto... Vabbè, però, ma tu hai capito chi sono queste imitazioni? Chi è? Io ho conosciuto Rossana la Lambertucci perché è una pietra, pietra milione del... Della nutrizionismo, divulgazione. Simona dice no. Io dico Orietta Berti da giovane. Allora facciamo così, vi do un po' di tempo. Mando la pubblicità, ci pensate. Paolo, tocca a te. Oh, adesso? No, dopo la pubblicità. Okay, vai, pubblicità. L'altro non ho capito. Sei così bella, anzi bellissimissima. Lascia un punto e una virgola quando scrivo di te. Sei bella, anzi bellissimissima. Lascia un punto e una virgola. Forte Alfa. Lasciamola ancora un po', lasciamola. È così bello. Tra noi c'è questa chimica. Una reazione insolita. Non so bene ma come scusa, c'è. Che ci lega. Ma che sensazione è che tutti cantano la tua canzone? Non è una cosa bellissima. Stavo facendo la spesa qualche settimana fa. Bravo ragazzo, lui fa la spesa. Anche io. E cosa devo fare? No, ma perché lui c'ha tutti. Io faccio la spesa quotidianamente. Lui ha tutti gli autisti. Io devo dire. Vabbè, quindi aspetta, facevi la spesa. E mi hanno offerto la spesa grazie alla canzone. A te hanno mai offerto la spesa? Ma sì. A me. A lui o a me? A te. A me sì. No, ma non dico. Anche a casa. A te la portano. No, ma a te dico l'hanno offerto. No. Sì, ma a me. No, dico non quando esci dall'uscita. Sì, ho capito. Secondaria. Io qua non riesco a comprare più niente perché mi regalano tutto. Vabbè, allora Paolo, eravamo rimasti. Chi era secondo te? Vediamo la foto ancora della Lambertucci, insomma, non so chi sia. Senza dubbio Nicoletta Orsomando. Nicoletta Orsomando, Roberta, senza lei dubbio. Cosa dice? Ma non so. È molto difficile, però sono più d'accordo con lui, forse. No. Vladimir Luxuria. Un'altra compagna di classe. Frank. Non ci vedo niente, ci vedo forse una persona che mi stava molto cara in un'altra vita. Tua zia. In un'altra vita. Sì. Ah, un'altra vita. Io ho capito chi è. Io ho capito chi è. Vilma De Serena Bortone. Vilma De Angelis. Da giovane. Invece sia Coriandoli. Serena Bortone, però non mi aspettavo che cantava. Se diciamo Bortone. Quello giusto, fermaci, Mara, chi è? Boh. Ma Lapo? Mara, ma hai sentito il pezzo? Sì, l'hai Lapo? Sentito. No. Per me è ancora la Lambertucci. Sempre la Lambertucci. Ma allora, no, non è la Lambertucci. Allora, vogliamo fare un applauso a questa interpretazione della Lambertucci? Bravissima. Brava. Mara, ma hai sentito il pezzo? Sentito. Più sani, più belli. Anche un bel messaggio. Bello. Più sani, più belli. Bello. Ti ripeto, oh,
qui dobbiamo tutti inchinare. Posso dire? Sì. Secondo me ha qualcosa di Miriam Leone. Miriam Leone, bravo! Grazie. Bravissimo, bravo! Tutto bello. È Miriam Leone? Magari. Grazie. No, non è Miriam, che è una cantante straniera. Guarda che... Guarda che Miriam, Miriam non è della bellezza, non mi dire che tu possa. Ma qualcosa c'è, qualcosa c'è, gli occhi, però mi sembra strano che alla pelle. Vabbè, vabbè, insomma, ha buttato tutto su un'interpretazione. E Vilma De Angelis, ragazzi. Vilma De Angelis, bravo. E Vilma De Angelis. Bravo. È una cantante oppure, straniera, ragazzi. Guardando le braccia potrebbe sembrare Pelù. Piero Pelù. Piero Pelù. Piero Pelù. Ma che participio passato di Pelù. Ma io non l'avevo visto questi peli quando ti ho visto nudo. Mi sono cresciuto all'improvviso. Vabbè, ma adesso non scandalizzi. Non nudo, avevi pantaloncini. Ma vogliamo parlare? No, vicino al mio, io ho bussato e lui mi ha aperto. Ed era tutto depilato, adesso lo vedo con tutte peli. Ci scambiamo spesso. Magari non è un braccio, non si vede bene dalla foto. Che vuoi che sia, scusa, è un braccio, sì. Il ginocchio è stinco, ma ci concentriamo sull'interpretazione invece dell'aspetto esterno. No, lasciamo stare, l'interpretazione lasciamo stare. Chi sono quei due signori in prima fila che con te? Tutto a posto. Eh? Chi sono questi? Con me? No, stanno con me, vabbè. Allora, vabbè, te lo devo dire, speravo che non si notassero. No, si notano. Io, anche se sono molto famoso e i fan mi assalgono, non sono abituato... Ci assalgono per non io non lo voglio picchiare. Assalgono per... L'abbiamo detto tutti. Vabbè, io poi mi dimentico di essere... non sono abituato ai bodyguard. Questa sera... Bodyguard. Sì, questa sera sono qui perché mi stanno accadendo dei... Mi è accaduto un episodio in particolare che mi ha un po' preoccupato, per cui... Che ti è successo? Che è successo? Insomma, si è manifestata una situazione, insomma, abbastanza... Ma quando? Alla febbre, proprio. Ma quando? In settimana, mercoledì più o meno. Ah, San Valentino? Sì, in 14. San Valentino? Sì, è capitata sta cosa, che ho avuto un'altra... Ma hai portato una prova? C'è un filmato. Allora, guardiamo il filmato del tuo San Valentino. Sì, il mio San Valentino. Un'altra angoscia ancora? Dopo non ho festeggiato. Gli alieni. Voi ridete. Questo entra minaccioso. Quello che dorme lui? Sembra un film. Sì, lui è a letto, ragazzi. Francesco è a letto. Io trovo che sia un atteggiamento abbastanza minaccioso. Questo. Quella è un'arma certo. Particolarmente pericolosa, probabilmente. Insidiosa. Poi, stranamente, non so per quale motivo... C'è venuto a letto... Venuto a letto... L'alieno! È venuto a letto... Io non mi sono accorto di... C'è la sera di San Valentino... Io non mi sono accorto di niente, ti devo dire la verità. Anzi, mi sono svegliato anche abbastanza, insomma... Contento. No, mi sono svegliato più energico del solito, non so perché... Però questa roba dell'arma che ha portato... Mi ha turbato, mi ha impaurito, quindi sto girando da qualche... Cioè l'alieno è entrato con la spada? È entrato, sta spada luminosa, sta spada cosa che è... Che ne so anche io? Essere un UFO, scusa. Beh, sembra un'arma, non mi pareva che... non lo so, se non lo sei tu... Ma durante la notte ti ha minacciato? Non mi sono accorto di niente, non mi sono... Cioè, ho dormito. L'importante è quello. No, ho visto solo il filmato dopo. Mi sono... Il filmato finisce qui. Meno male. Sì, il filmato finisce qui. Non hai altro dopo. No, perché devi pagare 30 euro. Evidentemente poi si è sparito... Devi pagare 30 euro e vedi pure. Allora ero un UFO. No, finisce così al momento, per cui... No, ma eri contento tu. Tra l'altro ho visto anche che... Cosa? Era contento quando si è svegliato. No, quando sono svegliato ero, sì. Insomma, abbastanza contento. Energico, era abbastanza... Quindi allora giri con le guardie del corpo. Sì. Ma perché stai cercando l'alieno? No, perché mi sto difendendo da eventuali attacchi alieni. Ma se era contento, se eri contento, ho capito, però a me mi è parso che inizialmente mi sembrava una minaccia, questa spada. Però è andato a dormire con la spada. Non ho capito. È andato a dormire con la spada. Certo.
sta spada che... Sì, sì, era una spada. Se era una spada. Se era una spada. Cioè, era una bella spada. Va bene, basta, va. Basta così, abbiamo capito. Mi dissocio. Lapo, ti chiedo... Ora capisco perché non ha una moglie. No, mi esatto. Mi auguro... Mi auguro che siano felici. Ecco, certo. Ecco, se sono alieni, voleranno. Se sono alieni, voleranno, certo. Tra l'altro ce n'era un altro in studio di qualche altro pianeta, probabilmente. Quella è un'altra categoria. Sì. Più di due si aggirava è un'altra cosa. In studio stasera. Sì. Due è un'altra c'era un altro cosa. Alieno, non l'hai visto? No, non l'ho visto, c'era un alieno stasera, non l'ho visto. Stasera c'era un... Ah no, Gali, c'era Gali. Quando ha cantato Gali c'era una... No, lui, no, lui è Ricciolo, Ricciolo. No, lui, c'era una bestia dietro. Ricciolo, una roba. Ricciolo. Ricciolo si chiama. Ricciolo, certo. È un alieno. Era, sì, ma quello ormai è fra noi, ormai lo conosciamo. Volevo sapere, da Lapo, cosa pensa di questo tavolo? Stasera la stragrande maggioranza hai parlato... Hai visto Alfa? Un applauso... a dei truffatori. No, premiarli non truffatori. Con una no. medaglia mi sembra no, una truffatori. Buona cosa. No, truffatori. Quindi non so no. se... No, no, Lapo. Io dobbiamo accettare tutti, però ecco, fare vanto di una cosa che non si fa no, non è non bene. Truffatori. Truffatori. No, truffatori. È vero, è vero. Truffatori. Io non sto a me giudicare, non state giù. Che la legge vabbè. Facci il tu suo corso. Che la legge facci il suo corso. Quindi. Vabbè, facci. Alfa, ti piace? Ti è piaciuta? Ciao Romeo, io no. non... Andrea. No, se non è lui non mi prendo queste confidenze, è meglio chiamarlo col cognome. Quando lui dice ok, e allora posso chiamarlo anche con il nome. Ma ti piace Alfa? Alla grande perché condivide con me questo amore per i motori no, e non... le macchine. Non ho neanche la patente. Non ho neanche la patente. Ma perché sogna di averla. Le sue canzoni sono un canto d'amore per la patente che verrà. Però non si chiama Romeo. Alfa è il nome e Romeo, quindi è carino da parte tua devi usare stasera... il diminutivo, cioè nel senso il nome, però io la confidenza di chiamarti Alfa subito non me la sono presa, alzo le mani. Certo. Lo apprezzo. Grazie. Senti, ma Andrea, ma i tatuaggi sono veri? Sì, sì, sono veri. Sono ricordi. Pensavo fossero si chiamavano quadrifoglio, piccoli, l'Alfa Romeo quadrifoglio. I trasferelli. I trasferelli. Trasferelli. Sembrava quello invece ricordi, sono proprio veri. Tu l'avevi. Cosa? Cosa? L'Alfa Romeo quadrifoglio. L'Alfa Romeo quadrifoglio. Andava una bomba. Sì, è vero, è vero. Quadrifoglio. Un attimo di indugio qua. Cristiano Malgioglio aveva fatto una previsione su Angelina. Ma guarda, io ho vissuto naturalmente lavorando con Maria De Filippi l'anno scorso. Oh, saluto tanto Maria, Ciao Maria. Ciao Maria anche da parte mia e ti ringrazio. Mi ha dato una bellissima opportunità. Martedì. Sì, sì, martedì venuto ci siamo divertiti tantissimo, mentre, stato proprio, non è divertiti di più, proprio emozionati. Mentre facevo Amici, naturalmente, che mi ha voluto nel serale, non appena ho ascoltato la voce di Angelino, ho detto c'è qualcosa di ha qualcosa di particolare questa ragazza. Per me dico vincerà Sanremo. Vediamo Sanremo. Quel filmato, lo vediamo, guardiamolo. Perché è stato talmente... Oh ragazzi, questa è... Talmente brava in qualsiasi cosa, in qualsiasi brano lei si cimentasse ed era qualcosa di straordinario. Poi la scuola di Amici, come penso che a mio avviso sia talmente forte quanti ragazzi sono venuti fuori alla grande. E io sono contento e voglio ringraziare ancora una volta l'altro. Maria De Filippi che mi vuole ancora nei primi cinque c'erano tre cantanti sì, Amici. Lo so, sono contento, spero di portare fortuna a qualcun altro, non lo so. Non appena ti è piaciuto Sanremo Amici. Quest'anno? Guarda, sì, io l'ho visto, ho visto soltanto tre puntate. Tre serate. Perché sono stato... Perché sono ritornato dall'America ed ero stanchissimo, però ho ascoltato tutte cosa hai le fatto canzoni. In ho fatto. No. Che cosa hai fatto che si possa dire in televisione, dico? Ah, ma c'è, scusa, ma è normale. No, ho fatto una produzione molto importante, poi dopo te lo farò sapere. Poi non mi guardare così. È una metafora. Ecco, no, ho fatto una produzione discografica con uno dei più grandi produttori. Vabbè, basta. Ma non gli viene. Allora, non si può dire. Comunque, l'ho visto straordinario. No, perché, vabbè, lasciamo prima. Fatemi firmare sto contratto che magari... Non rovinare il contratto. Non fare niente. No, ti volevo dire, per quanto riguarda Alfa, io lo amo molto a questo ragazzo, perché quando canta
canta benissimo, sì. Si sentono le parole. Poi, oltretutto, volevo ringraziare anche il suo discografico che l'ha scoperto, Claudio Ferrante, perché tu devi sapere che ci sono in circolazione dei direttori artistici che sono tristi. Io ormai non vado a girare più nelle case discografiche. Questo Claudio Ferrante è gioioso, come Pico della Warner. Sono meravigliosi, vai lì, vero? Sì, ecco, molto. Vero. Sono meravigliosi. Sono contenta. Ecco, hanno questa gioia di lanciare queste ragazze, vanno, è bellissimo. È bravo, come se io non avessi mai lavorato col team che ho a Sanremo, che insomma abbiamo dormito pochissimo. Ma devi ringraziare Claudio che ti ha dato la possibilità. Grazie Claudio, grazie a tutta l'artista. Ecco. Sì, bravo Claudio. E poi mi è piaciuto Joliet, l'ho amato Joliet molto, l'ho amato tantissimo e io non sono stato d'accordo per quelli che non capiscono il napoletano, eccetera. Questo ma ragazzo certo, ha un talento meraviglioso, viva certo. Napoli tutta la vita. Ma io dico una cosa, se uno non capisce il dialetto di una canzone, ma quanti di voi qua capiscono l'inglese quando uno canta in inglese? Bravo. Scusate, ma ragazzi, certo. Senti, è normale. E a Angelina, proposito... tutta la vita. A proposito di lingue, Giovanni Tocci, sì. Tu sei laureato in lingue. Sì. E esatto. Tu parli spagnolo. Spagnolo inglese, sì. Ah, muy bien. Perché, muy bien. Perché Paolo Antoni... Sì. No, è spagnolo. No, Fred, Paolo Antoni dillo tu. Lo mastica. No, lui è spagnolo, no. Lui abita nei quartieri spagnoli. Ma è vero che sei spagnolo. Lui è proprio abita nei quartieri spagnoli, sì, proprio sì, spagnolo. Sì. Vuoi dirgli una cosa in spagnolo? E lo che tu chieres, no? Non capisco quello che tu vuoi. Sono dei dicendo. Quartieri spagnoli, ma non capisco. Se sei quartieri spagnoli si parlerà spagnolo. Sei emancipato. No, non è vero. Sono sei emancipato. Sei imborghesito, si è perso l'accento. No, bravo, Frank, hai ragione. Sì, facciamo una cosa. Allora, anche Paolo Conticini, peraltro sì. È anche del film con te. Sì, sì. Come no? Giusto? Giustissimo. Bravissimo. Di condomino, bravissimo. Il condomino. Il condomino, sì. Lui è l'amministratore. Sì. Il bello amministratore. Il bello amministratore del film. Bello, no, tu hai fatto anche tantissimi, hai interpretato tantissimi personaggi. Sì, ho fatto la seconda stagione di tale, stavo dicendo di Cash or Trash. No, di tale quale. Show, sì, allora, facciamo vedere al pubblico, però siate obiettivi. Mostriamo prima una foto di un personaggio che c'entra? Di Paolo Conticini e poi una di Paolo Antoni. Perché ce l'abbiamo, ragazzi? Ce l'abbiamo pronte? Ognuno fa il suo, allora, che c'entra, ecco. Ognuno... Ma guarda! Uguale identico, eh? Ma questo è bravissimo. Questo non capisco chi è. Ma come capisci chi è? No. Ma George Michael, ragazzi. George Michael. Ma, vero. Ma guarda gli occhi, ma è uguale. E gli occhi che hanno gli occhi chiusi, uguale. È quello. Lui chiude gli occhi come George Michael. Si vede che sì, lo faccio così. Canta Careless Whisper. Ma è figo. Bravo. Ma facciamo un applauso a Paolo Conticini, ma bravo. Nino, pazzesco. Adesso vediamo uno a caso fatto da Paolo Antoni. A caso, eh? Sì. Vabbè, questo... Dai. Questo è facile, questo era proprio uguale. No, questo l'abbiamo già visto altra volta. Ezzi, quello che hanno trovato nel ghiaccio. Ezzi. Il bello di questo è Ezzi, quello che hanno trovato. Egiziano. L'uomo di Neander. Chi è? L'uomo di. No, beh, io lo so perché è venuto. L'uomo di Neander. No, tu infatti non puoi dirlo. Chi è il lapo? Giordano che giocava nella Lazio. Bruno Giordano. Può essere? Ti ricordi Bruno Giordano? No. Io sì, certo, io sì, certo. Ma che cosa sta guardando di così strano? Non capisco. Io Gli alieni, ricordo, gli alieni. No, ancora pensa all'alieno del di San Valentino. È vero. Guardavo te, non ti ricordo. Scusa, chi è? Non lo so chi, è chi è questo Ezzi? Vuoi che te lo dica? Sì, certo. Vabbè, sentito oh, cos'è questo Roberto rumore del microfono? È l'alieno. C'è qualche cellulare acceso. È l'alieno. C'è Io no. Frank, guarda se il cellulare è acceso. Mi ha fatto venire un lasso. Credo mio. Siediti. No, era lui. Bravo, bravo regia. Bravo. Bravi. Vabbè, Mahmood. Ancora dai. Uno di Paolo. Chi è? Non si sa. Mahmood. È chiaramente Mahmood. No, bravo. Pazzesco. Bravo Paolo. Ma guarda che roba. Wow. Ma che roba che? Preciso, eh. Ma è identico. Nicola di Bari, ma perfetto. Uguale. Ma bravo. È uguale. Ma perché è bianco e nero, si capisce? Che colpa. Com'era? Che colpa ne ho? No, per cuore, sì, cuore. Esatto, quello. Ma non si ricordo manco. Adesso vediamo ancora uno di Paolo Antoni, poi andiamo avanti. Uno. Dai. No, ma che dai, Scialpi è lei? No, che Scialpi? Scialpi. Io ho fatto anche Scialpi ed questo ero identico. Scialpi. Ed ero identico. Chi è? Marilyn Manson. Marilyn Manson. No, è una donna. Marilyn Manson.
Ma io voglio sapere, no, no, ma perché guardi qualcosa di strano? Come perché se guardo sempre a te. Guardo sempre te che ti ho di fronte e ti guardo sempre. Lapo. Questo è lo sguardo. Che è brutto. Lapo. Paul c'ha qualcosa di Lucia Annunziata, però... No, non è Lucia Annunziata. Mara, chi è? Qualcosa. Scialpi. Scialpi, anch'io no, ho detto. No, Scialpi è un altro. Ma se per noi è Scialpi, no, no. Scialpi. Insomma, è Mietta, caso... ragazzi. Chi è? Mietta. Chi è? Senti, no. Senti, guarda la signora, è vero? No. Uguale. Chi è? Ma ragazzi, ma di denuncia Mietta, Mietta. Ma vi denuncia Mietta. Mietta. No, ragazzi, quando... è venuta anche a ringraziare Mietta. Risentiamo. Abbiamo 50 secondi di pubblicità, gli annuncia Lapo. A 50 secondi ci separano da un'altra perla di Francisco che ci farà vedere quello che lui pensava era, ma il trucco ha detto forse meno. A tra poco. Allora, dicevo, momento, anche oggi Simona, che si sposa il 6 luglio, ha cantato a citofonare Rai 2. Ebbene sì. Ebbene sì. Allora, Alfa, Andrea, ci siamo cimentate. Tu hai mai visto Simona cantare? Mai sentita? Perché lui la domenica ha sentito, ha ragione. No, non l'hai mai sentito? Sono curioso. Allora, senti, cioè, tu sei appena arrivato a questo tavolo. Sì. Hai la facoltà, se vuoi non la mando in onda. No, no, voglio vedere. Insieme a Paola, che okay. Bisogna dividere in due la responsabilità. Sì. Abbiamo, cimentate nella tua canzone Sanremo. E non solo. Bello. E non solo. Stasera due denunce. due denunce. La sua e quella di Annalisa. Anche Annalisa, Annalisa. Ci siamo proprio buttate anche su Annalisa. Sì, poi il filmato volendolo possiamo mettere all'asta, signora Roberta. Certo, parliamone. Certo. Cash or trash. Prima lo guardi. Possiamo guadagnare qualcosina. Prima allora, guardate Simona oggi. Oggi ci siamo scatenate. Sì. Sì. Vai. C'è il grafico dello share di mentre accade questo? C'è il grafico dello share, sappiamo cosa succede. Cioè regge oppure... No, secondo me regge perché la gente è paralizzata, non si muove più. Rimane considera che abbiamo fatto questo primo pezzo alle 9.50. Ah, secondo quindi la gente si sta... No, e salutiamo Paola Pere, il citofonale dei due, naturalmente. Grazie. Bellissimo. Senti, ma il fischio chi lo fa? Col casù. Il fischio, no, lui dico. Il fischio è nella base, il produttore. Il lo faccio io. Tu cosa fai? Cioè tu però noi eravamo in casù. Hai detto una cosa. Brava. È uguale. Però avevamo il casù stamattina. Vabbè, adesso. Io non ce l'ho. Perché non me lo fai dire? Insieme al caffè, dici. Yeah. Secondo me il programma lo vedono solo per le mia canzone. Sì, il casù. Non è il casù di parlarne. Lo usava bene. Non è il casù di parlarne. Io andrei oltre perché... Nino, che dici? Bravo, Bernardo. Che cosa? No, ha detto allora, Paolo Conticini, dunque, io volevo far vedere, in omaggio alla signora Roberta, abbiamo montato delle immagini di questa edizione di Cash or Trash. Lei, Roberta, è presente sin dalla prima? Sì, fin dalla prima. È la colonna portante. La colonna portante, lo so, io lo guardo sempre. Ma lei quelle cose che quando le vede, diciamo, sembra entusiasta. No, Roberta, è davvero entusiasta? Roberta c'ha una particolarità che colgo solo io, è che quando vuole una cosa inizia a fissarmi l'occhio destro. Sì, mi fissa l'occhio destro e io capisco che è su. Che poi li lascia scannarsi fra loro e poi dopo spara la cifra e gela tutto lo studio. Esatto. Va bene. Quindi le vuole veramente le cose che poi vuole giudicarsi, va bene. Specialmente i giocattoli. Specialmente i giocattoli diventa pazzo. Vabbè, lei ha una catena di negozi a Milano. Sì, però i giocattoli da poco che ce li ho, da quando faccio Cash or Trash, perché prima avevo solo cose serie e poi con questa trasmissione siamo scivolati. Va bene. Ha sentito? Ma io non avevo sì. No? Che c'è? Scusate. Che c'è? No, quando c'è, sento quella parola mi viene il giocattoli casù. Ah, cazzo! Ma no, ma è ancora tornata indietro. La parola un po'.
In che senso? Certe cose non le facciamo noi a casa. No. A bagno cavallo. Sei rimasta male. No, ma perché tu hai... coriandoli è uno strumento musicale. Ah, andiamo bene. Si comincia così, dopo. Comincia così, dopo. Allora, guardiamo queste immagini dedicate a Cash or Trash e alla signora Roberta Tagliavini. Però tu, prego. Roberta Tagliavini, regina dell'art déco e del design. E plastilina. Non ci sono parole. Ah, però. Appena l'ho visto, pensate mio, non ce n'è. Non glielo lascerò mai. Quelle scatole sono meravigliose. Adesso le conto perché voi me le rubate. Roberta, sei geniale. Dichiaro ufficialmente l'asta aperta. Io lo so contro chi devo lottare, ma una persona a caso. La voglio e la comprerò. Quanto ti piace, Roberto? 8,40. 8,50. 8,60. Accetto. Grazie. Accetto. Perché avevano paura che io lo prendessi. Avevano ragione. Ma quali calcoli fa lei quando dice 8,60 e non 8,70? Cioè, qual è il calcolo che fa? Ma dipende, se voglio spaventarli aumento tanto, se voglio giocare aumento poco. Ma poi li rivende lei? Certo, okay. Il lavoro, certo. Mancherebbe. Non è che sono una collezionista, sono una commerciante. Ah, non è una collezionista no, anche? No, sono una commerciante. Okay. 8,60 che è? 8,60 euro? No! 8,80? Senta, Roberta, io non vogliamo... Paolo, dimmi tu se è inopportuno. Non vogliamo approfittare di Roberta, però... Francesco? Francisco? Quando compra le cose, lei è straordinario. Francisco? E io ho approfittato. Sì. Prego, no, lui è un pittore. Sì, ma... è un pittore, è un artista. Non lo sapevo. No, nessuno lo sa. Però... Artista contemporaneo, vabbè, mi definirei. Lui fa dei quadri... con gli avanzi di cucina. Sì, cioè lui prende le mangiati o ancora mangiati. Lui la polpetta che avanza, il pane secco. Le tiri non è tela, esattamente come, così. Come, esatto, no? Come non è così? No, non è esattamente perché così. Non è così. Io li facevo col pane che vabbè, no, che ho detto io. I polpette che già si capa. Vabbè, a volte il materiale che ha. No. Vabbè, anziché darlo alle galline, lui fa... Allora, io volevo fare un quadro, così lei ci dice se le interessa. Va bene. Mostriamo il quadro. Che è questo? Roberta, che è interessante, cosa... non è male. Non è male ed è interessante. Non è male. Non è male. Bravo. Quanto potrebbe... Ha capito, quello è una... Da pagare zero. Zero da pagare. Però... Ma se glielo regalassero, lei lo vorrebbe? No, perché non avrei lo spazio, però vedo che c'è dell'arte, c'è qualcosa. Ma perché ha detto bravo e poi non lo vuole? Ha detto bravo perché i colori sono giusti, quel rosso, quel verde, quell'azzurro, sono molto belli. E non lo posso vendere, scusate. No, dice di no, è invendibile. No, quanto ci potrebbe fare? Allora? No, dice se che lei non lo vuole, quanto ci potrebbe fare? 20 euro. Niente di meno. Ma facciamo 100. Ma che cos'è quel dado rosso in basso? Il dado è un dado da brodo che è finito. Ah, ecco. È un dado da brodo che era avanzato. Ma no, ma a parte il fatto che l'ha colorato. Quelli sono da. Però devo dire che. Ma cosa sono delle costole quelle? Io continuerei perché può darsi che nel tempo. Signora, sono 20 anni che sta facendo. Questo è il risultato di 20 anni di lavoro. Ci sono dei pittori che sono morti a 80 anni, sono stati famosi. Ma lui siamo lì vicino. Ho fatto varie mostre. Magari diventa famoso. Ho fatto varie mostre. Sì. Varie mostre nelle gallerie importanti. Arrivano gli alieni per comprare i tuoi quadri. Speriamo negli alieni. Quali sennò... Vabbè, questo vabbè. 20 euro al massimo. Però c'è un oggetto a cui lui tiene molto. Allora, ho portato. Allora, porta l'oggetto qui, quell'altro che hai dipinto tu. Sì, allora, me ne privo con grande sofferenza. Aspetta, prima vediamo se lo vuole. Perché ci tengo moltissimo ed è una roba. Però non dire niente. Approfitto della esperienza della mercantessa per proporre questo... Che l'hai fatto tu? Questo piatto. Fai vedere? Questo è un piatto di ceramica. I globuli bianchi. Ceramica antica. Amore, ceramica antica. Sono globuli bianchi. Rappresenta... Globuli bianchi. Un'icona globuli bianchi. Della mia città. Globuli bianchi. La pizza Margherita. Globuli bianchi. Globuli bianchi. Cos'è? È una pizza. Io l'avrei cotta un po' meno. Che mi sembra molto dura.
Chi è che ha detto mortadella? È rappresentata. Chi è che ha detto mortadella? Io. Ma Paolo dice che una fetta glielo faccio... Non è male, male però, sì. Non è male, lo sa. No, no, passi, dallo a me, dallo a me, dallo a me. Che... Prego, grazie. Sì. Una mortadella. Sembra una luganega. Se mi può... Io me... Le ripeto, me ne privo veramente con grande... Sì, ma non, non privare, però, secondo me non, no, non privare. Ho bisogno di denaro, devo pagare anche... 30 centesimi. 40. 40 centesimi. 80. 80 centesimi. 95. 60. No, siamo già 80. Siamo già 80. Nino, siamo già 80. Non puoi, 95, non puoi tornare indietro. Non puoi spiegare. Io partirei da una base d'asta. Ma io penso che se lei mette in vendetta questo, potrebbe avere una causa per darmi. Ma oltretutto il tempo che impiega, signora, impiegherà del tempo. Cioè, lei pensa che questo... Quanto tempo ha impiegato per realizzare questa opera? Beh, credo su un paio d'anni ci ho messo. Io avrei una cosa da dire all'Apo. Qui i truffatori mi sembrano altri, appunto, bravo. I truffatori mi sembrano altri. I truffatori sono altri. Però magari se sono venuto da voi c'è una ragione. Perché ricettazione... No, perché il truffatore... Stasera si tocca dei capi. Quindi lei dice che il valore di questo è una causa. Ma non è una causa, forse anche penale. Vabbè, io questo lo vendo a non meno di 2000 euro. Sì, è una causa penale. È truffa. Avrei anche un altro oggetto. No, basta. Ancora? Sì, c'ho un bittico. Che cos'è? Un bittico. Un da vendere insieme. Un dittico. Bittico, bittico. Ma che bittico? Bittico, ho due cose che stanno insieme. Dittico, che bittico? Come mai mi scucci, ma veramente. Allora, c'ho questo. Io devo pagare i bodyguard. Allora, ci avrei questa. Ah, è un questa mitico, che cos'è? Questa è una gondola che unisce due città simbolo della nostra bella nazione. Cioè, il Duomo di Milano e la gondola. Con, esatto. Ma per questo è un rituale? Ma che è la freccia bianca? Cosa si chiama il treno? Una gondola con l'Duomo di Milano con dentro una palla con la... Torre di Pisa, credo. Senta, questa è arte concettuale. Questa è concettuale. Certo. Sì. Faccia un politico. Potrebbe essere no, no, questo mi fa paura toccarlo. Proprio non voglio. Ma fa paura. Di Pisa, cioè. Questo signora, un euro. Questo se lo metti 1,50. In acqua. Questo se lo metti in acqua affonda, per fortuna. Questo è un oggetto unico. Te credo, quello te credo. Puoi anche averne due. Ti crediamo. Però è originale. Ah sì? Ma dov'è la Torre di Pisa? Quella dentro. Cioè, è una truffa. No, ma io trovo che ha il suo perché. Quanto lo pagherebbe lei? Ma io questo qua 20 euro sempre. Tutto 20 do. Euro. 20, 20, 20 euro. E questo quando no, quello è una causa. Ti ha detto che ti fa è una causa dopo. Ti fa causa. Ti costa molto di più dei 20 euro. Vabbè, mi ha detto che cazzi 20 euro. 20 euro. Diciamo senza... Va bene. È un'idea. Un'idea. 20 euro è suo. È suo. 20 euro è suo. Ormai è suo. Venezia con Milano. Ormai è suo. È una comunione. A proposito, del fischio di Andrea, cos'è questa cosa dei cani? Ah, sì, praticamente ci sono i cani che si girano durante la canzone. Durante la canzone, i cani sentono fischiare. Sì, spero che e c'è un filmato. Sì. Ma carino. Facciamolo vedere. Fai vedere. No, sta a vedere. Non guardare indietro mai e fai. Non guardare indietro mai e fai. Bello. Era inaspettato. Era inaspettato. È vero, è vero. Senti, noi abbiamo delle immagini che abbiamo dedicato ad Alfa, la tua carriera, canzoni che mettono allegria proprio, insomma, finalmente per tutti. Frank, vuoi lanciare tu? Fai il tuo lavoro. Sì. Buonasera pubblico italiano. Cominciamo addirittura. Ah, è quella. Stiamo per vedere una delle promesse della musica di questa nazione. Questa il suo nome è Alfa. La Vaudetti fa. Che cosa? Fai la Vaudetti. Sì, no, ma dici che è più naturale dovrei un pochino. Okay.
Ciao pubblico italiano. Ma perché pubblico italiano? Tra poco vedrete un filmato molto bello che riguarda un ragazzo molto sensibile che lunga, ha passato tanto per troppo essere lunga, qui. Troppo. Vediamo un po' che ci dice questo filmato. Va? Ecco. Posso andare dai tuffatori? Sì, molto volentieri. Vado dai tuffatori, posso? Sì, certo. Veramente, Giovanni Tocci. Ricettazione. No, truffatori. Tuffatori. Due signori, ricettazione, no, truffatori, e lui che fischia e fa il palo. È una banda che non è carino. Tutta la parte sinistra è una banda. Ci fate vedere le medaglie? Certo. Fatele vedere le medaglie ai mondiali questo di Doha. Questo abbiamo estorto a una vecchietta in una televendita. Bravi! Grazie. Si allenano 3 ore al giorno. Mondiali di Doha 2 settimane fa, dicevo prima, medaglia d'argento nei tuffi sincronizzati da 3 metri e soprattutto, signori... Ma tra 3 metri solo, Si sono qualificati alle Olimpiadi di Parigi. Bravi! Grazie. Questo è il podio, guardiamo delle immagini perché loro sono vice campioni del mondo, giusto? Giusto. Ed Europa, di tuffi sincronizzati, abbiamo detto, Giovanni Tocci nella... tua carriera hai vinto un argento e un bronzo ai mondiali e 7 medaglie agli europei. Lorenzo, nella tua carriera hai vinto un argento ai mondiali, 7 medaglie agli europei, tra cui un oro, e alle vostre carriere dedichiamo questa immagine. Bello! Bravi! Bravi! Bravi, bravi, bravi ragazzi! Fabio, no, non ce l'hai l'acquario qua, così facciamo vedere dal vivo. Fabio, posso chiedere una cosa a loro? Siccome io non so nuotare, Sì. Se io posso andare a lezione, se mi danno in modo più alto. No. Aspetta. No, sì. Ma va, nuotarsi tuffano, mica nuotano. Cioè, affogano, certo che nuotano. Noi ci tuffiamo per salvare. Certo che nuotano. Poi lanciano il salvagente. Certo che nuotano. Gente. Non si. Guarda, ma come scusami, noi possiamo nuotano, insegnare normale. A nuotare quel pezzettino per arrivare alla scaletta. Per arrivare alla scaletta. Poca roba, vero? Buttate giù, ma come... il trampolino non è male. Come nasce la passione per i tuffi, anziché per il nuoto, per esempio? Da dove... Io personalmente ho iniziato con il nuoto a 4 anni e poi per curiosità sono passato ai tuffi e da lì pian piano insomma è iniziata la mia carriera a 8 anni con le prime gare nazionali e poi la prima convocazione nazionale giovanile, insomma, è stato un susseguo molto... Certo. Ma ha detto bello. Anche che tu sei gareggi per il centro sportivo dell'esercito. Esatto. Mentre Lorenzo Barsaglia gareggia per il gruppo sportivo della Marina Militare. Esatto, sì. Esatto. Che anche... salutiamo e ringraziamo. Cioè, anche noi per... ci hanno consentito di avervi qua, ringraziamo l'esercito della Marina. Colleghi. Denunciamo quel signore là. Esatto. Che c'è stato... sì. La finanza, errore mio, ho riconosciuto... allora si chiede scusa a tutta la zona no, qua. È un errore mio di cui mi prendo la responsabilità. Bravo. Di altri. Bravo. E veramente complimenti perché è uno sport lungo, faticoso per arrivare, è un percorso lungo. Sì, certo. Da un tuffo all'altro penso debbano passare 3 ore, quindi... Okay. Perché comunque fai un tuffo, mangiano, aspetti 3 ore l'altro tuffo, quindi... Vuole sapere se stiamo aspettare 3 ore per la digestione? Penso realtà, di sì. Durante i mondiali le tempistiche sono molto lunghe, perché quindi, sono 70 tuffatori... Complimenti, avevo sbagliato, errore mio. Si digerisce bene. Lorenzo, ma è vero che soffri di vertigini? Ahimè, sì. Farina, infatti mi fermo a 3 metri per quello. Ma davvero? No. Ma davvero? Anzi, da piccolo avevo anche paura dai 3 metri. Ci ho messo un po'. Ma invece la Pellegrini a me mi aveva detto che lei non nuota nell'oceano, per esempio. Sì, non nuota in mare. No, perché ha paura del mare. Sì, che strano. Come noi tuffi in mare dobbiamo vedere il fondo, gli scogli, le maree, non si sa mai. Sì, sempre più sicuro la piscina. Invece, Giovanni, tu sei anche un eccellente ballerino. Tu hai partecipato a Dance Dance Dance. Sì, non sono un eccellente ballerino, ma ho partecipato a Dance Dance Dance. No, perché sì. Simona è una étoile della televisione italiana. Un eccellente ballerino. Ballando. Certo. Tesoro, che un étoile. Étoile. Sì, una stellina. Ma io rido. Soprattutto quando canta è un'étoilissima. Quando balla, voi vogliamo fare, ti va di fare con Simona Etoile della televisione italiana un cia-cia-cia? Un cia-cia-cia io non l'ho mai fatto, ma volentieri. Per la prima volta, wow. Per la prima volta Giovanni Tocci
si esibisce, ma ti porta Simona, guarda. Ci lanciamo. Ma è brevissimo. No, non ci si dà la mano. Sentiamo, mano? Cioè, cioè, no, che mano? Si è dato la mano, è un piacere. No, piacere. Si sposa il 6? 6 luglio. Luglio. Non cambiamo. Ma non è una decisione definitiva, giusto? No, ma siamo definitivi. Qui a 6 luglio. Niente di serio. Quante cose posso... Allora, mandiamo la musica. Vediamo cosa c'è, c'è. Fucile d'occhiali. Meglio il tuffo, Quando il mare è una tavola blu, sotto un cielo mille colori, ci tuffiamo con la testa. Splash. Evviva, hai visto? Abbiamo messo lo splash. Che peccato. Lorenzo, so che questa cosa te la ricorderai. Mi ricorderò che non l'hai chiesto a me. Che bravo. Questa perché canzone... lui ha fatto Dance. Sì, io necessito Fabio, lezioni. Questa canzone è vecchia. Questo stavo... Risentirla è stato un tuffo nel passato. Alfa, hai capito dove sei capitato, bella. Andrea? Assolutamente. Qui sei capitato, Andrea. Allora... Se ti ridai sta barchetta al... Sì. Signora Coriandoli. No, guardi, io la ringrazio, il signor Alfa. Signor Alfa. No, signora, vabbè, perché mi fa venire in mente l'episodio, perché è di mezzo un Alfa Romeo, mi viene in mente l'Alfa Romeo. Lui non c'entra Romeo. Niente con l'Alfa Romeo, comunque, va bene. No, guardi, è un episodio d'amore. Alfa le fa venire in mente un Alfa Romeo. Mi fa venire in mente l'Alfa Romeo. Mm. Perché l'Alfa Romeo era la macchina di Roldano, il marito della Nives. Sa cos'è che mi fa paura di questo inizio? Mi fa paura l'imperfetto, era la macchina di Roldano. Allora, si dice, cos'è, il passato storico? No, è un imperfetto, ma fa niente. Allora. Comunque, questo Roldano appassionato è un vero uomo, appassionato di macchine... Aveva l'Arna. L'Arna è un Alfa Romeo dell'82. Ne fate poche. E dicevano è un motore molto indovinato. Insomma, diciamo che ci sono voci contrastanti. Diciamo. Loro quando fanno le macchine fanno un po'. No, non è vero. L'Alfa. Quella l'ha indovinata. Ma non è vero. L'Alfa è un capolavoro. Cioè, le macchine capolavoro. L'Arna, diciamo. Un po'. Ecco, lui è appassionato della benzina, gli piaceva l'odore della benzina, il rombo, un vero uomo. Lei invece, Nives. La moglie. La moglie Nives, malata per l'ecologia. Sì. Specializzata nella differenziata, il vetro chiaro, il vetro scuro, senza e le pile tutte diverse nel cielo. Tutto... pensi che era una delle poche che raccogli ancora la stagnola per comprare il cane ai non vedenti. Beh, vabbè, bravo. Una cosa... E quindi era contraria ai motori. Ha detto, prendi l'auto elettrica perché andiamo nella ZTL. Lui cocciuto. È stato sempre un carattere che... Vabbè, adesso però... Ha il suo carattere. Ha il suo carattere, che vuol dire? Hanno litigato, io la macchina non la venderò mai. Bravo, carattere tenace. Dopo viene il compleanno di lui, di Roldano. Come guarda, Roldano Lupi, si ricorda quell'attore? Guarda Lapo come è interessato. E allora dice, da sola dice, gli voglio fare l'auto elettrica senza che lo sappia. Dopo, sotto casa ci sta un meccanico anziano che è in pensione, anziano. Però... ha detto, mi elettrifichi l'Arna? Come si fa? E ha detto, no, non me ne intendo. Certo. Ma non faccia il modesto, lei la fa. Ma è pericoloso. Senza cambiargli la macchina, che se ne accorge, gli fa elettrificare l'Arna. L'Arna è una macchina che, come la giri, dà tante soddisfazioni. Sì. Andava come un orologio. Quando andava? E dopo va dal meccanico di notte. Sì. Lui ha preparato tutti i fili a posto, il rosso, il giallo, ha fatto tutto. Solo che ha detto, adesso a ricaricarla,
Ci vuole due giorni, ma domani è il compleanno! Certo! Darik si chiamava, lui si chiama ancora. Meccanico Darik. Il meccanico Darik. Ancora, Darik. Si è salvato. La fortuna ha avuto che attaccato alla casa loro c'era il palo dell'alta tensione. Il traliccio. Il traliccio. Sono pericolosissimi. Allora, lui è bravo. Questo Darik è un fenomeno, ha fatto tutto l'attacco, in 12 minuti si è caricata la batteria. Cioè, attaccato alla batteria. Allora non ha detto niente all'Enel. Eh beh, certo, non si può, ha rubato la corrente. Però avrà rubato 300 e anche ma no, meno. Ma anche meno. Non sono pratica. Dopo è andata a letto, ha visto il marito Roldano la mattina. Che si è alzato prima di lei, è salito in macchina, lo guardava e ha detto: ma ci sono ancora i fili attaccati dell'alta tensione. Sì. E gli faceva. Come gli faceva? Perché gli sta al nono piano, faceva così. Lui non è mai stato un fenomeno, e faceva: ciao, ciao! È povero uomo, è nono piano, come fa? Allora, quando ha girato la chiavetta, si è sentito un lampo che. Sì. Pensavano fosse scoppiato un tempo, una botta del tuono e poi quel rumore che d'estate, quando ci sono le balere, c'è pure quella cattura zanzare. Come c'è? Quella quando macchinetta per le zanzare. Quello delle zanzare. Quel schiocco che così. Dopo, quando è andata via questo fumo, la macchina era vuota, non c'era nessuno. No, c'era un po' di fuliggine sul cruscotto, sul sedile. Ma povero uomo. La macchina non si è fatta niente. Ho capito. Lui, ascolti, una fine così non se la poteva sognare. In un lampo, sembrava Las Vegas, i maghi. Cioè, dice fumi. Fortunato. È stato molto fortunato, perché si è immolato per la moglie, per questa bella macchina. Dopo lei la usa per la ZTL, va che vola. Ha dovuto levare un po' di quella fuliggine, un po' quella polvere. Sapeva di zanzara, non sapeva so il motivo. Sapeva di zanzara. Quindi ha raccontato talmente bene che ne sento l'odore di tutto. Quindi tutto è bene quel che... Tutto è bene quel che finisce bene. Bravo. Frank, sì. Sai che con Simona tu hai in comune una cosa, lei da piccola mettevano un lucchetto al telefono sì. Perché facevi gli scherzi. Davvero? Sì, sì, facevo gli scherzi e poi telefonavo, no ma chi se li ricorda, cioè è passato 50 anni. No, no, vabbè, dicevo, pronto signora Vacca. Ed era di cognome che faceva, sì. Ho capito, che no, aveva sì, i cognomi sì, strani. Sì, esatto, okay, okay. Esatto. Carla si chiamava di nome. Cosa? Si chiamava di nome Carla. Carla Vacca, no. Vacca Carla. Vacca Carla, sta a fare lo scherzo, capito? No, tipo, no signora Vacca. Non ho capito. Vacca Carla. Ho capito la battuta. No, allora, lei chiamava sta signora Vacca. No, ma non facevo solo questo. Probabilmente si chiamava Carla, no? No, puoi pure cercarla che si ma chiama. Che c'è? La Vacca, la signora, pronto? Vacca Carla, capito? No. Vacca per me Carla. Non è male. Ah, scusa. capito? No, non lo facevo questo. Però era una cosa divertente. A me certo. È una... no. Tu l'hai fatto all'inizio, da bambino facevi questi scherzi. Sì, 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 ho iniziato facendo gli scherzi telefonici. Ti piacerebbe se li rivedessimo? Sì, io l'unica cosa che ti voglio dire, Fabio, ogni volta che vengo qua mi sento... che è sempre strano quando mandate un filmato, e vi sono molto grati dei filmati che mandate, però... perché io mi fisso nel rettangolino, non guardo il filmato, guardo me che lo guardo, mi sento un coglione, capito? Sì, un po' No, perché io voglio sorridere nel quadratino, mentre cercando di convincere il pubblico io sto guardando il filmato che mi avete l'apo. Detto, ma io guardo a me che sto così. Tu fai come l'apo, traguarda. Traguardo, e mo vediamo che so fammi se mi... Vediamo, vediamo. Ah no, potrei fare come fanno i cantautori che hanno questo diritto. Che non, barriera psicologica. Barriera psicologica, vai. Confermo che ho fatto metà e metà. Faceva molto ridere. Grazie mille. E mi fa impressione
L'anno prossimo sono 15 anni che io ho caricato, oppure quest'anno l'ho fatto, comunque sono 15 anni che ho caricato gli scherzi. Ha dato il via a tutto. Sì, a me mi fa proprio impressione, anche perché ho sempre un ricordo freschissimo che caricare dei video su YouTube, non facendolo nessuno, per me era una cosa... Certo. E vedere tutto quello che è successo dopo mi fa sentire un dinosauro di una cosa che ritenevo nuova, capito? Sapessi quando rivedo ogni tanto me nell'83, tu non hai idea. Ti riesci a vedere facilmente? No, io non mi guardo mai. Ma perché... Però se mi capita per sbaglio che c'è te che io sto cenando, cose lì... Ma non ti fa impressione che parli tipo sicuro diverso? Quello non ti dà fastidio? Impressione? Che tipo parli... Ma mi viene da buttarmi di sotto, altro che impressione. Chissà mo fra 5 anni quando guarderai questo momento. Guarderò io, grazie al cielo. Però ti sarà venuta la maculopatia, per cui non vedi ma sì. Non solo io, puoi vedere mai... solo la carica, no, ma io non ho mai rivisto niente di quello che ho fatto io, mai. Quindi, e fai bene, no. Faccio bene, perché tante cose sono evitabili. Che vuoi dire, scusa, che faccio bene? Che vuoi dire che faccio bene? No, era solo uno scherzo. Allora, mandiamo... Fabio, posso chiedere una cosa a Frank? Sì, però non fare del male al microfono. È dal 2008 che sogno questo. Cioè, tu hai una cosa che isolerai il resto della stanza. È una domanda dal 2008? Sì. Vai. No, è già fatto. No, ha costretto a isolare il resto dello studio e il resto delle persone a casa per una sua soddisfazione personale. Oiddì, è una cosa, che diceva negli scherzi telefonici che io vedevo nel 2008. Perfetto. Sì, prima di tuffarti, magari. Roberta, vuole lanciare lei la pubblicità? Certo, ora c'è la pubblicità. Ma magari un po' più accattivata, cioè un pochino più... Allora, ora ci sarà, forse. La reclamo. Perfetto. Sei più mia ed io bevo alla tua, giù un'altra sangria, facciamo cin cin. Ma io non so che mi risponderai, mi ami o no, non lo so, in macchina alza il volo. Eccoci qua di nuovo, allora volevo mostrare al pubblico e anche a Cristiano, che ha fatto grande richiesta, il filmato di Doha proprio, in cui avete... conquistato la... C'è tutto? C'è tutto? Come tutto? Lo mandate? No, tutto no, un estratto. Mandiamolo, dedicato alla perfezione. Ma l'entrata in acqua, pazzesca! Come entrata in acqua, proprio come si deve, voglio dire, non è che io lo dico perché... Hanno una precisione straordinaria. Con l'entrata è molto in acqua... emozionante anche vedere queste immagini così brave. Poi ciascuno va per conto proprio, perché non è che uno guarda l'altro. No. Beh, con la coda dell'occhio, un filo. Però come fai a recuperare anche un millesimo? No, quello no. Non si può fare. Ferma e poi si ferma. Vedi, hai imparato dai marziani. Lui. Poi dici vertigini a 3 metri, ma con lo slancio altro che 3 metri. Vabbè, ma girando si vede un po' di meno. Si vede un po' di meno, va bene. Se mi dovessi affacciare... Però davvero, ragazzi, complimenti, è bellissimo. Grazie. Bravi. Molto bravi. Complimenti. Sai che Frank ha detto che nella vita lui, se non facesse il giudice, non avesse avrebbe potuto concorrere ai talent come... Mago prestigiatore. Sì, da piccolo ero appassionato di magia e mi è rimasto il ricordo e non l'ho mai più portato. Perché non ci fai un gioco? Io ho delle carte, posso provare a fare un gioco a Mara. Dai, faccio un mare e attraverso di Mara lo faccio a voi, ok? Sì. Allora, io ho 3 carte su cui ho scritto delle cose. Questo è un gioco, Mara, tu che sei una produttrice musicale. Inizia a vedere se sono 3 carte. Ma cazzo, le vedo... No, non vedi. Tocca solo che sono 3. Okay. Sul tavolo, che sennò non vediamo. Okay. Perché dicevi che ho 3 carte e ci ho scritto sopra. Ora questo gioco servirà a determinare qual è il sentiment rispetto ai cantanti che sono usciti di Sanremo e ce lo diranno le carte. Vediamo che succede, ok? Tu dovrai rispondere ad alcune domande. Allora, professionalissimo. Abbiamo i ricchi e i poveri, si vede? Sì. Ok. Il sentiment è di nuovo i ricchi e i poveri, quindi c'è un forte sentimento. E poi abbiamo Renganek. Cioè, ecco. Ok, metto Renganek sopra, sotto in mezzo che cosa c'è? Ricchi e poveri. Benissimo, se prendo la carta di sotto e la metto sopra, dov'è Renganek? In mezzo. Ok, vediamo che succede. Sotto abbiamo i ricchi e poveri, il sentiment com'è? Continua con i ricchi e poveri e per adesso sono tutti ricchi e poveri. Quindi sta cambiando, sta succedendo qualcosa.
il sentiment di Ring and Neck, vediamo se sale. Sotto c'è Ring and Neck, sopra c'è Ring and Neck e in mezzo c'è di nuovo Ring and Neck. Quindi vuol dire che adesso il sentiment è tutto sul Ring and Neck, no? Sì. Ma questo è Ring and Neck, questi sono i ricchi e poveri. Il sentiment, chi lo vincerà? Quale dei due secondo te farà vincere? Ricchi e poveri. Joliet, no. Mi sa. Che bravo! Bravo!